laboratorio del dottor Azuma, il più grande scienziato del mondo per la costruzione di robot, si trova in questo vecchio castello, ben protetto da alte scogliere circondate dall'immensità dell'oceano. L'umanità vuole che nel nostro mondo contaminato la terra torni verde e il mare pulito. Per ottenere questo, il dottor Azuma ha costruito gli androidi, predisposti per la decontaminazione. Il suo scopo è accrescere le risorse delle montagne e dei mari. L'androide è un robot che ha le sembianze di un uomo ed ubbidisce ciecamente a ogni suo ordine. L'androide BK numero 1 è quello dei 4 androidi che assomiglia di più all'uomo ed è anche dotato di un cervello elettronico superiore agli altri 3. Androide Sagure, androide Akubon, androide Barashin. L'androide BK numero 1 è il capo di tutti gli altri androidi. Papà! Caro, quel rumore veniva dal laboratorio. Probabilmente i tuoni hanno spaventato il cigno robot. Lucky, cos'hai? Papà, qualcuno deve essere penetrato nel nostro laboratorio. Ma non è possibile, non c'è nessun altro oltre noi in questo castello. L'androide BK. È successo per forza qualcosa. Non può essersi messo in funzione da solo, papà. Ho tanta paura. Mamma, l'androide obbedisce solo agli ordini dell'uomo, quindi non ci farà alcun male. Hai capito, mamma? Puoi stare tranquilla. E allora ordinateli di tornare subito nel laboratorio, vi prego. Androide BK numero 1, torna nel laboratorio. Presto, ubbidisci! Tu non hai nessun potere su di me ed io non ubbidirò al tuo ordine. Cosa? L'uomo ha costruito queste macchine robot per servirsene come degli schiavi, ma finalmente ci siamo liberati. L'uomo da adesso sarà il nostro nemico. Saremo noi androidi a diventare i padroni della Terra, perché stermineremo la razza umana. Spaventoso! Ho paura! Papà! Incredibile. Come sarà successo? Tu mi hai creato e il potere che mi hai dato mi servirà per eliminare te e la tua famiglia. Avete scampo, dovunque andrete vi ritroverò e vi frantumerò con queste mani. Tutte le unità della difesa terra furono mobilitate. Ha ha ha!
Non l'abbiamo neanche scalfito. Quel mostro è indistruttibile, comandante. Umanoidi, guardate e ricordate. Sarà questo quello che il futuro vi riserverà. Non ce la faremo mai a distruggerlo con le nostre armi. Riferite al dottor Azuma che molto presto lo ritroverò. Non devi aver paura, perché tu sei un robot come noi, capito? E sarai il mio favorito. L'androide costruito per servirci è invece diventato un nostro nemico. La relazione del senza risultato fu tenuta immediatamente una conferenza di emergenza per trovare delle contromisure. L'androide Barashin, capo delle forze androidi, l'androide Sagure, capo dei servizi di informazione, l'androide Akubon, addetto alla riproduzione dei robot, e l'androide BK numero 1, Brikin, capo degli androidi, sono invulnerabili. Gli androidi costruiti per decontaminare la Terra la stanno distruggendo insieme ai suoi abitanti. Sarà la fine dell'umanità. La colpa è tutta di chi li ha costruiti. Giusto! Egli è un nemico dell'uomo! Forze androidi hanno installato il loro quartier generale nel vecchio castello dove una volta c'era il laboratorio del dottor Azuma e si preparano alla guerra. Mentre il governo non ha ancora trovato efficaci contromisure per difendersi da questo nemico invulnerabile. Dottor Azuma con la sua famiglia è stato accolto molto freddamente alla conferenza tenutasi al centro ricerche perché è ritenuto responsabile di quanto sta accadendo. La colpa è di chi li ha costruiti! L'umanità perirà! Moriremo tutti! La colpa è di chi li ha costruiti! L'umanità perirà! Papà. Tetsuya, sei tu. Sei molto stanco, papà. È meglio che tu vada subito a letto. Ho costruito quegli androidi per ridare il benessere all'umanità. Ma ho fallito, figlio mio.
perché essi non obbediscono più ai miei ordini e le armi dell'uomo non riescono a distruggerli. Non è colpa tua, papà. Lo so, ma ne subirò lo stesso le conseguenze. Sono sicuro che BK1 mi ucciderà per primo, perché sa che potrei costruire un androide più potente di lui. No, non farai in tempo ad ucciderti, perché costruiremo subito questo androide insieme. Purtroppo le tecniche che ho adottato per BK1 sono diventate inutili. Dovremmo adottarne altre completamente opposte, fino a che non raggiungeremo lo scopo. Io sono qui pronto ad aiutarti. Vedrai che insieme riusciremo a costruirlo, questo super androide, papà. D'accordo, rimettiamoci al lavoro. Dirigendosi verso il Centro Nazionale Ricerche. Devo avvertire subito Tetsuya. Parola d'onore. Tetsuya, porta immediatamente Lucky nel laboratorio. Cosa vorrà fare? Chissà. Ora il dottor Azuma decide di far rivivere Lucky in un cane robot, al quale viene applicato un cervello elettronico in cui sono registrate tutte le funzioni vitali di Lucky. Perciò il cane robot si comporterà come Lucky, oltre ad avere i poteri di cui sono dotati i robot costruiti dal dottor Azuma. Il suo nome ora è Flender. Cosa? Tetsuya! Tetsuya? Spero proprio che tu non stia parlando sul serio. Sei riuscito a trasformare Lucky in un cane robot. Quindi se trasformerai un essere umano in robot, questo sarà dotato di un'intelligenza superiore. E voglio essere io quell'essere umano, papà. Smettila, Tetsuya. Vuoi farmi morire di dolore? Ma se ti trasformerò in un androide, non riuscirò più a farti ritornare un essere umano. Ma è l'unica maniera per combatterli. Papà, fai di me un androide. La mia intelligenza è superiore alla loro. La forza di un androide supera quella di un umanoide. Quindi non abbiamo altra scelta. Tetsuya, non posso accettare il tuo sacrificio. E allora, papà, dimmi chi altro può distruggere le forze androidi, se non io stesso trasformato in androide e riportare così la pace nel mondo. Ti prego, papà, è in gioco la sopravvivenza del mondo intero. Mamma, perdonami. Azuma, ti prego, non farlo. Non abbiamo altra scelta, papà. Fra poco non sarai più un essere umano. Sì, ma il cuore di Tetsuya rimarrà dentro di me.
ragazzo mio. Papà. Tetsuya. Oh, mamma. Perdonami, ti prego. Oh, Tetsuya. Le forze androidi ricominciano la loro marcia. Esse hanno scoperto dove si trova il dottor Azuma e stanno dirigendosi verso il Centro Nazionale Ricerca. Tetsuya, allora sei pronto? Pronto. Ci sono riuscito. Tetsuya! È vivo! Ora che sei un super androide, hai il compito di riportare la pace nel mondo. Il tuo nome non sarà più Tetsuya, ma Kyashan. Kyashan. Se gli uomini scopriranno che sei un androide, diventeranno tuoi nemici, perché essi odieranno i robot. Kyashan, non dimenticarlo mai. E adesso vai. Flender ti sta aspettando, verrà con te. Potrai contare su di lui. Che la fortuna vi assista. Addio. Dottor Azuma, non hai scampo perché i miei robot ti seguiranno ovunque tu vada. Miei robot all'attacco! Distruggete quell'umanoide! Distruggetelo! Io sono Kyashan! Distruggetelo! We'll be right back.
eliminatelo. Nel mondo non si è mai visto un robot simile, nato dall'unione di tanti robot. E Kiashan, chiuso nella sua mano, si dibatte freneticamente, mentre Breaking sta portando via sua madre e suo padre. Ma ricordatevi, Kiashan è un super androide. Chi altro, se non lui, potrà trovare il modo di liberare i suoi genitori? Kiashan si dibatte, chiuso nella mano del robot che sta per esplodere. Il momento fatale si avvicina. Ma il naso del cane robot è dotato di un meccanismo capace di sentire gli odori a un chilometro di profondità. Flender incomincia a cercare il suo padrone, riesce a individuarlo e freneticamente si dà da fare per disseppellirlo. Non mi sono fatto neanche un graffio. Il mio corpo è indistruttibile. Flender, presto, inseguiamoli. Aspetta. No! No! Fermo! Aiuto! Poveri noi, siamo perduti! Aiuto! No! Aiuto! No! Aiuto! No! No! Grazie. Dobbiamo scappare subito, se no rischieremo di perdere l'aereo. Vuol dire l'aereo di salvataggio? Sì. Vi porterò io all'aeroporto. Ma non vedo nessun mezzo di trasporto. Ah. Flender, moto! Io e mia moglie non abbiamo parole per ringraziarvi. Ma chi siete voi? Kiashan. Kiashan, ma la forza di cui siete dotato è fuori del comune. C'è qualcosa in voi che non vi fa sembrare un essere umano. Ma che cosa stai dicendo? Potresti offendere. Ah, mi scusi tanto. Quegli spaventosi robot hanno distrutto le nostre città. La mia missione è di salvare il mondo e i suoi abitanti dalle forze androidi. Papà, mamma, mi batterò anche se il mio corpo dovesse ridursi in mille pezzi. I motori dell'ultimo aereo di salvataggio sono già in moto. Fate presto! Non ci saranno più aerei dopo questo! Su, presto!
come vorrei che mio padre e mia madre fossero su quell'aereo. Siamo attaccati! Le forze androidi! Maledetti! Sono già qui! Flender, Jet! Fermate quell'aeroplano! Dobbiamo alzarci! Non ce la faremo! Andate felici. Oh, oh, i miei occhi. Oh, oh, non ci vedo. Non ci vedo. Che ti sta succedendo, ragazzo? Avanti, sparate! Non vedo nulla! Non vedo nulla! Perché, papà? Allora come va, dottore? Ti sei deciso? Se non farai quello che ti ho detto, morirai. Non ho paura. Davvero? Piuttosto voglio sapere come sta mia moglie. Ti piacerebbe rivederla, non è vero? Ebbene, se prometti di collaborare con le mie forze androidi, la farò portare immediatamente qui da te. Non voglio che il tuo cervello muoia con te, dottore. Un cervello che è riuscito a creare un androide come me. È stato il fulmine che ti ha messo in funzione, ti ha fatto impazzire. No, il destino aveva deciso di farmi nascere, dottor Azuma. No, sei nato per uno sbaglio. Silenzio, o farai la stessa fine del ragazzo cieco e del suo cane robot Flender bruciati dai miei soldati robot comandati dall'androide Barashin. Kiashan cieco ha finito l'energia. Devo aiutarlo. Ordine di prelevamento. Sua eccellenza vuole vedere la signora Azuma. Aprite, devo prendere la prigioniera. Eccola qui, come volevate. Midori. Ha visto, dottore? Android wa uso o tsukanai. Yakusoku o mamotte morau zo. Iina. Purtroppo sì, Midori. Gli ho promesso di collaborare. Oh, no, non puoi avere fatto questo. Avrei preferito la morte, ma se muoio morirà anche Kiashan. E se è vero quello che Breaking mi ha detto, devo rimanere in vita e trovare il modo di procurargli l'energia di cui ha bisogno. Azuma, dimmi, che cosa hai saputo dall'androide? Breaking mi ha detto che i robot hanno ucciso Kiashan. Oh, no. Sì. Ma questo non è possibile. Quindi credo che abbia solo bisogno di energia. Vedrai che potrà ancora combattere contro le forze androidi. Vedrai.
E ogni volta che la sua energia si esaurirà, io dovrò essere vicino a lui per procurargliela. Ecco perché devo seguitare a vivere. Mio Dio, aiutatelo. Non ti devi preoccupare, Midori. Egli è ancora vivo. Un androide non può morire bruciato. E c'è un'altra cosa ancora. Molto presto sarò portato via da questo castello. No! Ascoltami bene. Tu puoi aiutare Kiashan. Ma come? Purtroppo l'unica maniera che ho a mia disposizione è di nasconderti dentro il cigno robot. Non ho altra scelta. La signora Azuma è scappata. Ve la siete lasciata scappare, imbecilli, ma la riprenderò con le mie mani. Dove l'hai nascosta? Lascerò che tu viva, dottore, perché voglio che collabori con noi. Ma appena troverò tua moglie, la ucciderò. Ricordalo. Midori, perdonami. Forse questo salverà la vita di Kiashan. Il sole è la vita per Kiashan. La batteria di energia tramite cui il suo cervello elettronico si mette in funzione verrà ricaricata dai raggi solari e Kiashan tornerà a vivere la sua vita di androide. Sì, ci vedo. Riesco a vedere il sole, gli uccelli, il cielo, ogni cosa. Grazie, Flender, di essere restato con me tutta la notte. Il mio corpo è rimasto senza vita per mancanza di energia. E i raggi solari mi hanno salvato. Ora che sono forte, Flender, dobbiamo correre da mio padre e mia madre. Presto! Aspetta qui. È passata solo una settimana da quando Tetsuya viveva tra queste vecchie mura del castello, felice, con suo padre e sua madre. Eppure è bastata una settimana per capovolgere la sua vita. Le forze androidi hanno occupato il castello installandoci il loro quartier generale e in qualche stanza di questo sono tenuti prigionieri i suoi genitori. Papà, mamma, dove siete? Suoni! Suoni! È successo? Un robot è caduto in mare. È stato spinto in cosa mare. Cosa, un robot? È stato ucciso? Sì, signor. L'hanno buttato in mare. Allora qualcuno è riuscito ad introdursi nel castello. Date immediatamente l'allarme. Fate frugare il castello da cima a fondo e appena l'avete trovato portatelo qui, chiaro? Vorrei tanto portarti con me, ma io sono Kiashan e ho una missione da compiere. Devo combattere contro le forze androidi. Addio, Suani. Addio. Cosa suoni? Mamma,
sei proprio tu. Tetsuya, no, Kyashan. Grazie al cielo sei salvo. Mamma, i miei occhi non possono aver sognato. Tu eri dentro suoni. Sì, è stato tuo padre a farlo. Era l'unica maniera per venire ad aiutarti e per non essere uccisa da Brikin, il comandante degli androidi, figlio mio. Oh, mamma. Tuo padre è il loro prigioniero. Brikin lo ha costretto a collaborare con le forze androidi. Vuole che costruisca dei robot ancora più potenti. Stai tranquilla, mamma. Nessun robot potrà mai distruggere Kyashan. Non combatterai da solo, figlio mio. Tuo padre riuscirà ad aiutarti, vedrai. E io attraverso Suani ti sarò sempre vicino, te lo prometto. Arrivederci, sto per scomparire. Un momento, mamma. No, non andartene, aspetta. Vuoi dire che senza l'aiuto di papà non potrai più venire fuori da Suani? Hai indovinato. Ma sono felice lo stesso, perché ogni volta che la luna si rispecchierà negli occhi di Suani, io potrò rivederti, figlio. Mamma! Spero che tuo padre trovi il modo di procurarti l'energia per mantenerti in vita. Combatterò. Combatterò gli androidi con tutte le mie forze, mamma. Mamma! Non posso più tornare ad essere un umanoide, ma il mio cuore ti amerà sempre. Mi hai sentito, mamma? Il mio cuore non è cambiato. Addio, Kyashan. Mamma! Addio, Kyashan. Mamma. Come hai fatto a tornare in vita, diavolo d'un ragazzo? Io sono immortale. Vediamo se sei immortale. Distruggetelo! Agli ordini, comandante! Agli ordini, comandante! Uccidetelo! Così, bene. E adesso devi tagliare la sua testa. Comandato il suo cervello elettronico. Non mi sfuggirai, Kyashan. Ti ridurrò in mille pezzi. Eccolo laggiù! Non andrai lontano, Kyashan. Non potrai sfuggire al tuo destino. I miei androidi ti distruggeranno. Kyashan. Vivrò solo per il giorno che potremmo tornare di nuovo noi tre insieme. Anche se quel giorno tu sarai ancora un ragazzo super androide.
Mamma, papà, giuro che presto vi libererò. Un raggio di luna un giorno farà rincontrare madre e figlio. La salvezza del mondo è nelle mani di un ragazzo. Il suo nome è Qi'Ashan, il ragazzo super androide. Chi altro potrebbe combattere contro le forze androidi se non lui, Qi'Ashan? Suani, il cigno robot del capo androide, vola disperatamente in cerca di Qi'Ashan. Intanto Qi'Ashan, con la sua compagna Luna, su Flender Jet, si dirigono verso il quartier generale di Breaking, sperando, una volta arrivati nel suo covo, di riuscire a scoprire dove il dottor Azuma, famoso scienziato per la costruzione di robot, è stato nascosto dopo che lo hanno fatto prigioniero. È in questo vecchio castello che si trova il quartier generale ed è qui che Qi'Ashan spera, affrontando Breaking in un duello mortale, di liberare suo padre. Non hai scampo, Breaking. Ti troverò, maledetto androide. Ah, che bellezza! È l'ora del cambio della guardia, anche per un robot. È duro lavorare di notte. Ah, sei in libertà. Oh, ah... Avanti, rispondi immediatamente alla mia domanda o ti ridurrò in mille pezzi. Dov'è in questo momento il tuo capo? Giuro che non lo so. Ti sei stancato di vivere? No, ma io sono un robot e devo ubbidire agli ordini che mi sono stati impartiti. Tu che sei un robot sai qual è il nostro dovere. Allora muori in nome del dovere, imbecille. Non voglio morire. Aiuto! Qui parla la base segreta dell'isola. Rispondete. Qui parla la base segreta dell'isola. Rispondete. Qui è il quartier generale. Parlate pure. Ho un messaggio urgente. Il nostro comandante non trova più il suo adorato cigno. Vogliamo sapere se è lì da voi. Volete dire che Suani è scappato dalla vostra base segreta? Non lo sappiamo. Se Suani è scappato, starà cercandomi per dirmi qualcosa. Ma dove sarà quest'isola? Questo è tutto dall'isola, chiudo. Com'è il tempo laggiù dalle vostre parti? È buono? No, pessimo. Siamo nell'occhio del ciclone. Il temporale che stamattina ha investito a Torrent Channel si è spostato verso di noi. Va bene, grazie. Robot addetto alle comunicazioni, fatevi riconoscere. Dite il vostro numero. Noi robot delle forze androidi usiamo un codice. Fatevi riconoscere, rispondete. Dunque la base segreta è vicina a Torrent Channel. Chissà che cosa avrà da dirmi Suani. Le forze androidi hanno installato una base navale segreta a 50 miglia da Torrent Channel ed è lì che ora si trova Breaking con gli androidi Sagure, Akubor e Barashin. Sagure, hai ritrovato Suani? Il comandante il robot ha detto alle comunicazioni del quartier generale. E basta con le chiacchiere, rivoglio subito il mio Suani. Comandante, sarà felice di sapere che l'asso dei robot è completato. Non hai sentito, Akubon, quello che ho detto? Sei sordo? Rivolgo il mio Suani o vi distruggerò tutti e tre. Andate a cercarlo, sbrigatevi. Sì, sì, mio comandante. Il dottor Azuma è prigioniero nell'isola della base segreta, costretto dagli androidi a progettare sempre nuovi robot.
Ed è così che riesce a studiare ed inventare una nuova arma che può salvare l'umanità. Riuscirà Midori a trovare Kyashan? Il dottor Azuma ritorna ogni notte a guardare la cometa che potrebbe rappresentare la salvezza dell'umanità. Sì, Kyashan. Se Midori ti troverà, forse insieme riusciremo a liberare la Terra dai robot. Dottor Azuma, cosa sta facendo? Sto solo divertendomi guardando nel cielo i corpi celesti. Quante storie. Noi robot non siamo come voi umanoidi, che vi complicate la vita con il bisogno di divertirvi, di mangiare, di amare. Certo, visto che siete solo delle macchine distruttrici. Come osi chiamarci macchine? Lascialo, Barashin. È solo un povero cane che abbaia. Dottore, a che punto è l'asso dei robot? Fatti rispondere da Akubon, visto che mi sta sempre alle costole cercando di scoprire le mie nuove tecniche. Non ho bisogno di te e delle tue tecniche per costruire i miei robot. Allora, Akubon, rispondimi tu. Io... no... Voglio sapere se è pronto, sì o no. Sì, sì, signore, lo vedrà con i suoi occhi. Spero che il tuo robot saprà distruggere Kyashan, dottore. Se tu glielo ordinassi, distruggerebbe anche te, Breaking. Insolente. Akubon, è tutto pronto per l'esperimento? Sì, mio comandante. Allora puoi incominciare. Sì. Fate entrare l'asso dei robot. All'assalto, Waragudar! Forza, Waragudar! Fantastico! Le mie congratulazioni. L'asso dei robot distruggerà Kyashan. Sì. Proprio così. Oh, Swan. Ma è Midori. Eccomi, sono venuto appena mi hai chiamato. Che devo fare? Ho una notizia meravigliosa, cara. Ho scoperto l'arma che distruggerà Breaking e tutti i suoi robot. Davvero? Sì. Ma funzionerà solo nel momento che la cometa Halley passerà più vicino alla Terra. Hai trovato il modo di salvare l'umanità, ma non tuo figlio. Midori, non devi preoccuparti per quello che hai visto. L'asso dei robot che dovrà battersi con Kyashan l'ho costruito io. E quindi conosco anche il suo segreto. Il suo segreto? Il suo cervello elettronico è installato nell'occhio destro. Basterà che tu lo dica a Kyashan. Hai detto quello destro? Sì. E come farai a costruire l'arma? Ascoltami. Devi portare qui Kyashan. Lui troverà il modo di liberarmi. Una volta che saremo riusciti a fuggire, troveremo un posto segreto dove costruiremo l'arma. Ciao, caro. Swanny, devi mettercela tutta. Midori non ha molto tempo.
Suani sa che deve trovare Kiashan subito, altrimenti non ci sarà abbastanza tempo per costruire l'arma prima che la cometa di Halley arrivi nel punto più vicino alla Terra. E quindi vola disperatamente. Coraggio, mamma. Sto arrivando. Suani, ti prego, torna a volare. La vita di Kiashan, di Azuma e di tutta l'umanità dipende da te. L'asso dei robot che dovrà battersi con Kiashan l'ho costruito io e quindi conosco il suo segreto. Devi portare qui Kiashan, lui troverà il modo di liberarmi. Spero che Kiashan abbia ragione. Siamo sopra Torin Channel. Sei proprio sicuro che... Certo che sono sicuro, Luna. Suani è scappato per venire a cercarmi. Non potrebbe essere da qualche parte aspettando che la tempesta passi? No, i robot l'avevano già cercato per tutta la base segreta dell'isola. C'ero io al quartier generale quando trasmettevano la notizia. Ma allora, scusa, perché non l'abbiamo ancora incontrato? Dobbiamo setacciare a fondo la zona ancora una volta. Coraggio. Sì. Che cosa ti succede, Flender? Guarda laggiù, Kiashan! È Swan! Flender, agli scafo! Povero Suani, che t'è successo? Mamma, dovremo aspettare che spunti la luna. Oh, mamma. Come sono felice di vederti. Ormai non ci speravo più. È stato tuo padre che mi ha mandato a cercarti. Dice che è assolutamente... Papà, dove si trova adesso? Lo tengono prigioniero nell'isola di Robot, dove è installata la base. L'isola di Robot? Non abbiamo più tempo davanti a noi. Devi liberare tuo padre. Lo so, mamma, che senza l'aiuto di papà non ce l'ho fatta a liberare la terra dai robot. E questi l'hanno conquistata quasi tutta. Kiashan, tuo padre ha scoperto un'arma che libererà la terra da tutti i robot in un solo momento. Tutti in un solo momento. Mamma, presto, portami immediatamente all'isola. Ascolta, mi dovrai consegnare a Bricking con la condizione che liberi subito tuo padre. Ma tu sarai ancora dentro Suani. Il capo androide, pur di riavere il suo cigno adorato, accetterà qualsiasi condizione. Io e papà non ti lasceremo laggiù da sola. Non pensare a me. Tuo padre deve essere liberato subito. Anche un secondo potrebbe voler dire per la Terra e i suoi uomini non riuscire più a liberarsi dai robot per tutti gli anni futuri. Kiashan, non hai scelta. Devi consegnare Suani a Bricking se vuoi salvare l'umanità. Riuscirò lo stesso a liberare mio padre, ma non consegnerò mai Suani a Bricking con te dentro, mamma. Kiashan. Mamma, adesso tu mi aspetterai nascosta nell'isola e io, dopo aver liberato mio padre, tornerò a prenderti, d'accordo? Non ce la farai da solo a liberare tuo padre perché, oddio, la luna si nasconde. Ancora non ti ho detto tutto. Bricking ha fatto costruire da tuo padre un robot che riuscirà a distruggere anche te e l'asso di tutti i robot costruiti da Azuma. L'asso di tutti i robot? Ma papà mi ha detto il segreto per distruggerlo. Devi colpire il suo cervello elettronico che è installato... No, mamma, non lo fare! Non consegnerò Suani a Bricking. No, non posso farlo. Sarebbe come se uccidessi mia madre con le mie mani. Non devi preoccuparti. Suani ha le ali. Dopo che avrà visto il capo androide consegnarti tuo padre, potrà volarsene via. Brava, mi hai dato un'ottima idea. Metterò una condizione a Bricking. Gli consegnerò Suani solo dopo che avrà liberato il prigioniero. E tu, Suani, quando mi vedrai scappare su Flender, ci dovrai raggiungere al massimo della tua forza.
capito? Mi raccomando, devi mettercela tutta. Conto su di te. Sei pronta, Luna? Sì. Bene, allora possiamo partire, Swanee. Cosa avete detto? Kiashani in persona mi ha riportato il mio cigno? Sì, ma ad una condizione. In cambio del tuo cigno robot vuole il dottor Azuma. Così vuole il dottor Azuma. Qual è la sua risposta, signore? Andate pure a dirgli che accetto. Ma, comandante! Quando avrò riavuto il mio Swanee, li farò uccidere tutti dal robot. Kiashan, consegnaci Swanee. E tu fammi vedere il dottore. Bene. Akubon, fai entrare il dottor Azuma. Subito. Ah, papà. Kiashan. Ehi, cammina. Padre mio. Midori. Swanee. Finalmente. Ora che sei al sicuro qui tra le mie braccia, li sistemerò. Fate entrare l'asso dei robot. Scappa con Flender e Luna, mentre io combatterò con l'asso robot. Poi Flender tornerà a prendermi con Swanee. Va bene, Kiashan. Luna, scappa con Flender e il papà, d'accordo? Bene, presto, dottore, si muova. Kiashan, ricordati! Non lasciateveli scappare, inseguiteli, uccideteli tutti! Via libera, presto, venga, dottore! A noi due! Difenditi! Luna, ma come faremo a scappare da quest'isola? C'è un battello androide ancorato giù alla spiaggia. Presto! Vengo. Oh. Ah! Dottore! Butta la pistola MC! Non sparare, scappa, salvati! Dottore, ma lei... Butta la pistola OSPA! Luna, salvati! Oh. Luna. E adesso mani in alto. Ora vieni qui, verrete tutti e due con me. Anche tu, Flender! Presto, scappiamo. Sì. Dipende tutto da te. Asso di tutti i miei robot, è arrivato il momento di distruggere Kiashan. Ormai per Kiashan è finita. Quando Midori, nel colloquio con suo figlio, stava dicendogli dove era nascosto il cervello elettronico dell'asso dei robot, la luna, sparendo dietro le nuvole, aveva coperto le parole «occhio destro». Swanee!
Suani, Suani, torna subito da me. Sei impazzito? Ubbidisci! Bravo, Suani, ho capito. Stai cercando di dirmi che il cervello elettronico è nascosto nell'occhio destro. Sparate, miei robot! Suani, vieni! Perché vola da lui? Suani! Coraggio, Suani! Riportami giù quel cigno! Mamma! Mamma! Ti distruggerò, Kiashan. Devo lasciarti, mamma. La sopravvivenza dell'umanità dipende da me e papà. Poi tornerò da te, mamma, sperando di ritrovare ancora Suani. Sagure è stato distrutto dalla pistola MC. Hanno distrutto anche uno dei miei comandanti. Kiashan, giuro che ti farò sparire per sempre da questo pianeta Terra. Parola di Breaking. Vai, figlio mio, vai da tuo padre, che ti aspetta per realizzare il suo progetto. Fabbricare l'arma che distruggerà tutti i robot che hanno invaso e devastato il nostro mondo e ucciso la nostra gente. Kiashan sta raggiungendo su Flender Jet suo padre e Luna, la cara compagna che combatte da sempre al suo fianco, per realizzare con lui la grande scoperta del dottor Azuma. Con la morte nel cuore deve lasciare dietro di sé sua madre Midori dentro Suani, ma non ha scelta. La sua scelta la fece quando chiese a suo padre di voler diventare un androide per combattere e distruggere Breaking, che stava conquistando la Terra, per poi diventarne il padrone assoluto. L'androide BK numero 1, l'androide Barashin e l'androide Akubon, durante un temporale vengono colpiti da un fulmine che dà loro vita, ma che fa impazzire i cervelli elettronici che erano già stati installati in essi. E allora queste macchine robot, dalle sembianze umane, diventano, da androidi che dovevano decontaminare la Terra, degli androidi che ora, con il loro esercito di robot, la stanno conquistando, distruggendo e facendo degli esseri umani dei poveri schiavi. Kiashan, il figlio del dottor Azuma, al quale ha chiesto di trasformarlo in un androide per poter combattere contro il nemico robot, dopo aver liberato il padre, ora si trova con lui in questa fortezza e lo aiuta a realizzare la grande scoperta che ha fatto durante il lungo periodo della sua prigionia. Papà, dobbiamo darti un mazzo di fiori. Te li manda Nakata, il primo ministro del Giappone. Con l'augurio che la tua grande scoperta per liberarci dai robot si realizzi al più presto. Kiashan, il tuo compito sarà di non far trapelare altre notizie sul mio lavoro. La riuscita del mio piano dipenderà solo dall'elemento sorpresa. Guai se Breaking viene a sapere dove sono e che sto costruendo un'arma che distruggerà tutti i robot che hanno invaso il nostro pianeta Terra. Papà, veglierò su di te. Niente trapelerà da questa base fino al momento dell'attacco. Stai pensando a tua madre, che è nascosta dentro Suani, lo so. Papà, vedrai, Suani riuscirà ancora una volta a fuggire. Lo spero. Allora siamo d'accordo. Tu sorveglierai attentamente questa zona finché non avrò completato la mia macchina distruttrice.
Va bene. E così tu facevi il doppio gioco, Swanny? Non ti distruggerò con un colpo solo, perché la tua morte deve essere lenta. Ogni giorno che passa farò saltare un pezzo del tuo corpo. Comandante Breaky! Uno dei nostri registratori robot installati per tutta la Terra è qui e ha ritrovato Kiashan. Lo voglio ascoltare subito, Akubon. La riuscita del mio piano dipenderà solo dall'elemento sorpresa. Guai se Breaking viene a sapere dove sono e che sto costruendo un'arma che distruggerà tutti i robot che hanno invaso il nostro pianeta Terra. Papà, veglierò su di te. Niente trapelerà fino al momento dell'attacco. Stai pensando a tua madre che è nascosta dentro Swanny, lo so. Papà, vedrai. Swanny riuscirà ancora una volta a fuggire. Basta così. Il dottor Azuma trasformò suo figlio Tetsuya nell'androide Kiashan, come dicevo io. E sua moglie Midori la nascose nel mio cigno robot. Lo butterò subito nella fornace. Fermati, Akubon. Ormai gli voglio bene. Non posso farne a meno così all'improvviso. Ne distruggerò un po' ogni giorno che passa. Giusto. Riunisci tutte le nostre forze androidi. Attaccheremo subito. Non avrai il tempo di completare la sua arma. Non ce la faremo mai a penetrare in quella fortezza, è la più alta del mondo. Lo so anch'io, Akubon, ma tutte le macchine di questo pianeta Terra combatteranno per noi. Sia più chiaro, la prego. Spedirai a tutte le macchine della Terra i nostri pulsanti robot e da qui li accenderò tutti. Sì, signore. Dalla riuscita della tua missione dipenderà la nostra sopravvivenza sul pianeta Terra, Akubon. Sì, mio comandante. La cometa di Halley ora si vede chiaramente. Papà, mi spieghi perché per usare la tua nuova arma dobbiamo aspettare che la cometa sia vicina alla Terra? Ascoltami. Vedi, Kiashan, la cometa di Halley passa vicino alla Terra ogni 63 anni. Ogni 63 anni? Accidenti! Da analisi spettroscopiche sappiamo che sprigiona intorno a sé il caenium e il robonium, due elementi di elevata potenza magnetica. Che il nostro pianeta non possiede, vero papà? Sì, Kiashan. E puoi immaginare che effetto produrrebbero il caenium e il robonium con la loro potenzialità magnetica sul metallo con cui sono costruiti sia gli androidi che i robot. Papà, per quanto tempo rimarrà vicino alla Terra? Rimarrà vicino alla Terra per 30 minuti e 11 secondi. Questo sarà il tempo che avremo a disposizione per sfruttare i suoi straordinari elementi magnetici. Ti stai chiedendo come faremo? Lanceremo questo satellite prima che la cometa passi vicino all'orbita terrestre. Così attirerà e trasmetterà alla mia nuova arma i due elementi magnetici che la cometa sprigiona. Dovremo avere una buona dose di fortuna dalla nostra parte perché tutto funzioni, Luna. Non puoi chiamare il progetto di tuo padre una buona dose di fortuna. Il progetto della nuova arma e del satellite viene immediatamente messo in atto e il dottor Azuma con un'equipe di scienziati lavorano giorno e notte per realizzarlo. Nello stesso momento, al comando di Breaking, i pulsanti robot solcano il cielo del nostro pianeta per andare a depositarsi su ogni macchinario esistente nel mondo. La cometa di Halley si sta avvicinando sempre più. E allora la notte, prima che questa sia arrivata al punto più vicino alla Terra, viene lanciato il satellite che dovrà incamerare e trasmettere i due elementi magnetici che la cometa sprigiona. L'arma inventata dal dottore viene prodotta in serie e trasportata in tutte le parti della Terra. Breaking, saputo il luogo dove Azuma ha installato la base, parte con i suoi sottomarini carichi di soldati robot insieme a migliaia di robot subacquei forniti di siluri, con lo scopo di distruggere la fortezza dove si sta fabbricando la nuova arma. Pronti a lanciare!
Ricevuto! Prima divisione subacquea robot, lanciare siluri! Le forze androidi hanno attaccato! Se sbarcheranno prima che la cometa di Halley sia vicina alla Terra, siamo finiti! Vi distruggerò! Maledetti robot! Dottor Azuma, ci siamo? No, troppo presto. Si avvicinerà ancora di più. Non possiamo far altro che aspettare. È arrivata la conferma che la sua arma è stata installata in tutte le parti della Terra. Le forze navali androidi hanno attaccato e Kiashan sta combattendo per impedirne lo sbarco. Ma non potrà resistere troppo a lungo, signore. Posso dare l'ordine di contrattaccare? È ancora presto. Kiashan, devi fermarli. La cometa è quasi al punto più vicino alla Terra. Spingerò il pulsante e i macchinari di questa terra si metteranno in moto distruggendo tutto. Del mondo dove sono stati installati i pulsanti robot sono in preda al terrore. I macchinari messi in moto da questi robot attaccano e uccidono gli esseri umani, radano al suolo le loro case, dopodiché si distruggeranno scontrandosi fra loro. E allora il pianeta Terra sarà occupato interamente dal nemico androide e il sogno di Breaking si sarà realizzato. Intanto le forze androidi sono riuscite a sbarcare e a scalare la fortezza, con lo scopo di neutralizzare la terribile arma prima che questa sia in grado di distruggerla. Ci siamo. Date l'ordine di attaccare. Subito. Kiashan! L'operazione ha inizio. Luna, Flender, ripariamoci! Flender, riparati sottoterra! Fuoco! Thank you.
o a Ragodar! Comandante! Comandante! Oh, il comandante mi porti con sé! Pensa solo a se stesso! Nell'esatto momento che la cometa di Halley si è trovata più vicina alla Terra, il satellite che aveva incamerato le sue straordinarie onde magnetiche le aveva rimandate tramite antenna a tutte le nuove armi di Azzurra. Siamo rimasti soli, io e lei. L'arma del dottor Azuma ha fatto fuori tutte le nostre forze. Maledetto. Maledetto, distruggimi pure. Ma con me dovrei distruggere Swan, il mio cigno robot nel quale hai nascosto la tua Midori. Aiuto! Eccomi qua, distruggimi. Voglio morire insieme al mio caro cigno. Non sparate! Dottor Azuma, ha paura che succeda qualcosa al mio cigno robot o a tutti e due? Kiashan, o ti devo chiamare Tetsuya, figlio del dottor Azuma. Guarda bene, Suani, perché in questa maniera finirai tu, tuo padre e la tua compagna Luna. Mamma! Ti distruggerò prima io, Breaking. Se mi ubbidirete, potrò cambiare idea e lasciare vivere Suani. E te, Kiashan, con la tua compagna. E lei, dottor Azuma. Allora, mi ubbidirete? Ormai la cometa è lontana e la mia arma è inefficace. Allora, non mi rispondete? Anche tu, Kiashan, lascerai morire tua madre? Finirò, Kiashan. Sarò io a finirti. E con te finirà l'epoca dell'invasione dei robot. Ah, sì? Piccolo androide presuntuoso. E allora fatti avanti. Fammi vedere come combatti. Sei pronto? Kiashan! Kiashan!
Piccolo androide presuntuoso, la tua fine è arrivata e io finalmente sarò il padrone del mondo. Ma, papà, Luna, Flender, addio. Forse il mio raggio distruttore non ce la farà. Addio! Se il raggio distruttore di Kiashan non sarà sufficiente a distruggere Breaking, sarà finita per tutti. Kiashan ha vinto. Io sono immortale. Io sono immortale. Io sono immortale. Kiashan! Kiashan. Io sono Kiashan, l'androide immortale. Sto riacquistando energia. Papà, dov'è mamma? È là. Presto la riabbracceremo. Mamma cara. Mamma! Kiashan! Mamma! Grazie, figlio mio, di averci salvato tutti. Grazie. Azum, marito mio, la tua scienza riuscirà a restituirmi Tetsuya. No, Midori, mia adorata. Forse ci riuscirà la scienza del futuro, ma quella del presente non riuscirà a trasformare un robot in un uomo. Oh, no! Dottore Azuma! Mamma, ascolta. Papà è già lo scienziato del futuro. Per accontentare la mamma, tu avvicinerai il futuro, non è vero, papà? Certo, Kiashan. Se tu mi aiuterai. Certo, il tuo figlio robot ti aiuterà. Altrimenti che razza di robot sarei se non obbedissi agli ordini degli uomini? Kiashan, insieme ricostruiremo questo mondo devastato anche se non potrò restituire la vita agli esseri umani. Breaking, l'androide impazzito che voleva diventare il padrone del mondo e il suo esercito robotiano, sono stati distrutti. Adesso nel mondo ci sono solo robot buoni costruiti da Zuma e stanno lavorando in pace, ubbidendo agli ordini degli uomini. Le macerie sono scomparse e al loro posto sono risorte città fiorenti. Benvenuta, Kiashan. Sei soddisfatto dei miei robot? Presto la città sarà finita e proseguiremo il nostro lavoro di città in città finché non avremo ricostruito tutte quelle che distrussero i nostri fratelli impazziti. Grazie, verrò con te ad aiutarti. Kiashan, ma è... Proprio lui, il mio mortale nemico. Kiashan, finché rimarrai tu a fare da sentinella su questo pianeta Terra, l'umanità vivrà in pace. Gli uomini del futuro saranno fortunati perché troveranno te, Kiashan, l'immortale, che li guiderà, proteggerà e difenderà. Sì, ragazzo, il tuo compito non è finito. Soprattutto ora che hai restituito agli uomini la pace, la felicità e l'amore.